Ma mo che esce Battlefield, no? 2042, ma lì, ma vogliamo fare gli imbecilli tutti insieme? Ti prego. Sembra fatto apposta questo Battlefield. Ci sono anche delle componenti di Bad Company 2, io non chiedevo altro. Sì, da esatto, sempre. Bad Company 2 per me è uno veramente. Dei Battlefield più belli che c'è. Sì, assolutamente. Veramente. Ti prego, facciamolo. RPG, quad e si va. Basta niente. Cioè, poi si parte, parte come cazzeggio, poi che Karim non parliamo più perché chi deve avere più kill dell'altro. Sempre, cioè. Ma io già, poi come se fosse una domanda chi deve avere più kill dell'altro. Vabbè raga, ma non deve dire. Lo scopo in Battlefield non è uccidere il nemico, ma rendergli la partita orribile. Questo è lo scopo. No, sempre uccidere sempre lo stesso, bisogna ogni volta lui che non gioca mai. Cioè, io riguardando alcuni vecchi gameplay su Battlefield che abbiamo fatto con Nicola, mi sono sempre chiesto: davvero siamo stati in due sul quad per un'ora e mezza tentando di rompere tutto con l'RPG senza mai annoiarci? Perché questo facciamo. Nicola guida male il quad, io sto dietro con l'RPG, sparo a tutto quello che si muove, anche i compagni. Questo succede, per noi quello è Battlefield. Quindi non vedo l'ora che esca, anche se per anni non abbiamo potuto giocare perché, se ti ricordi, non ci faceva giocare insieme dallo stesso IP. Ah. Sì, andavamo a giocare solo ognuno a casa sua, in due posizioni completamente differenti. Boh, speriamo che quest'anno vada bene, perché insomma questo sembra un sacco figo. La cosa che su cui hanno premuto secondo me è proprio la cazzimma, cioè il cazzeggio più totale. Sì. Facendo rivedere le acrobazie, che se si possono fare quelle cose, diciamo, l'hanno reso più instagrammabile, secondo me, se hanno facilitato quella roba là. Sì. Ma alla fine hanno visto che era il materiale più condiviso su Battlefield, se ti ricordi. Madonna, sì. Facevano le views quei video lì, di ancora gente adesso? Che... C'è GameSprout, non so se lo conoscete, il canale sì. È nato con le clip di Battlefield e sta sopravvivendo con le clip di Battlefield ancora adesso. Ha delle categorie di video e metà delle clip di quelle categorie è sempre Battlefield. Ma infatti io ricordo, tra l'altro, la cosa più funambolica che fa è trovare partite. No, ma non Battlefield 5, proprio Battlefield 3, 4, 1, 5, vabbè, che anche Hardline ogni tanto. No, io ricordo sul 3 per farti capire. Era bellissimo che ti potevi mettere, facevi la riva piena di C4, arrivava il tuo amico con la barca, lo facevi saltare, facevi assalire praticamente con la mitragliatrice della barca, un punto nell'entroterra in volo, lo usavi tipo aereo. Che meraviglia. È divertente Battlefield, è molto divertente. Mi dispiace solo che la componente distruttiva degli edifici, esatto, ritorniamo a Bad Company 2, esatto. Bad Company 2 si poteva radere al suolo tutta la mappa, no? E poi man mano hanno detto abbiamo migliorato il e non era vero, non era tutto scriptatino quello che c'era nel 3, nel 4. Abbiamo finito la memoria virtuale, cioè che si traduce in però hanno fatto però hanno buttato fumo negli occhi, perché a un certo punto hanno detto ok, facciamo che ci sono soltanto i buchi dei proiettili nei muri, però a un certo punto l'edificio al centro della città cade sempre, così hanno la sensazione che si sfascia. Sì. Beh, adesso ci sono i tornadi, no, tipo Just Cause dal trailer di questo nuovo. Sì, quindi... questo sembra un po' paxino. Se n'erano andati e quindi non l'ho capito che cosa si... No, perché prima parlavate dei tornadi, no? Io ho detto vabbè, se n'erano andati, però non l'ha accolta nessuno. Porca miseria. State comunque schillando a evitarle queste battute, sono orgoglioso di voi. E la distruttibilità in generale, perché io mi ricordo quando vendevano la distruttibilità come fosse l'innovazione, come diceva Karim giustamente, a un certo punto questa innovazione si è andata un po' spegnendo, però spettacolarizzata, perché dice vabbè, succede la catastrofe, cambia tutta la mappa, quindi forse lo accetto di più su Battlefield, ma su altri giochi in cui magari la distruttibilità non era prerogativa principale, tipo metti un Crysis, il Crysis 1 era tutto distruttibile, Crysis 3 no. Sì, è vero. Ci sono tanti e l'1 in che modo era distruttibile? Cazzo. Hanno,
hanno anche la sua fisica, questa cosa qui, e io non me la riesco a figurare perché forse il peso del processare i vari dati va a inficiare un attimino su computer, console, e quindi hanno detto no, vabbè, la distruttibilità è troppo complicata da gestire e quindi la simuliamo. Cioè, io questa cosa qui non l'ho mai capita, del perché non ci sia più tanta distruttibilità nei giochi. Non lo so, però l'ultimo gioco su cui mi ricordo di aver apprezzato sulla carta la distruttibilità e poi in realtà una volta in gioco sono rimasto così un po' deluso è stato Rainbow Six Siege, perché mi ricordo che quando uscirono i teaser di Rainbow Six Siege, quello che ci lasciavano intendere era che veramente tu potessi disegnare un buco nel muro, no? E poi infilarci dentro l'occhietto per vedere. Assolutamente. Però poi, a conti fatti, in realtà ci sono delle zone che possono essere distrutte, ben precise, sono quelle. Per carità, essendo un gioco tattico, ci sta pure che tu non possa tirarti tutto. Deve esserci la standardizzazione, diciamo, per essere competitivo. È certo, perché sennò veramente poi diventa un bordello. Crackdown 3. C'è nell'online di Crackdown 3. Sì, ma è bruttissima, non è neanche, la distru- è cioè, non è neanche allora, bella come sarebbe dovuta essere. All'inizio ti fanno vedere che la distruttibilità è estremamente selettiva, no? Tu spari qui, disegni un buco, cade il muro, cioè dici cazzo. In realtà nell'online tu spari alla base di un palazzo ed è come se ci avessi tirato sopra una wrecking ball, proprio così comincia a crollare tutto in pezzettoni enormi. È veramente triste quello che hanno fatto con Crackdown. Penso sia stato il punto quello, penso sia stato il periodo più basso di Microsoft. Sì, veramente, dopo il Kinect è stato quello, sì. Cioè non ne hanno azzeccata una in quel periodo. Adesso si sono ripresi veramente alla grande, perché di cagate del genere non ne hanno sparate più.